Sentiamo le sue impressioni. Allora, oggi Botturi è molto indiavolato perché guardate, ha messo anche la telecamera, quindi quando mi arriva dietro mi vuole mirare e poi mi butta fuori, quindi molto pericoloso oggi. C'è sempre un po' di lotta, comunque onestamente tutti gli anni c'è stata sempre la lotta fra Graziani, Cerfaglini, Zanotti, quest'anno c'è anche questo piccolo uomo che ci darà molto da fare, però le gare sono così. Dai. Ci alleniamo bene per il Sardegna, dai, almeno vero. Che dovrà battagliare, almeno saremo un po' di più di italiani. È vero, è vero. Comunque adesso dobbiamo partire, quindi vai in speciale, riprendici e magari dacci anche un'indicazione. Mancini, perfetta in patria a Pietralunga. Andrea Mancini torna alla vittoria nella seconda prova del campionato Motorelli. A Pietralunga il perugino sopravanza Alessandro Botturi per 1 minuto e mezzo. Terzo posto per Paolo Ceci, in una gara veramente tecnica e completa. I percorsi tecnici orchestrati magistralmente dal motoclub Fratta Off-Road hanno offerto ottimo fuoristrada ai 200 piloti accorsi a Pietralunga. Ben 184 km di sentieri, sterrati e mulattiere che hanno reso la gara umbra veramente completa ed impegnativa. Questa è la PS3, sta andando bene, è la più lunga, è la più navigata, abbiamo un qualcosa di importante, Botturi si è avvicinato moltissimo a Mancini, ora dobbiamo poi verificare le tracciature, ma direi che stanno viaggiando fortissimo. In questo momento Mancini sta finendo la speciale, sta uscendo. E Botturi, come vedete, gli è molto vicino, non è certo la distanza di partenza. Sul traguardo di Pietralunga Mancini ha così preceduto Botturi per 1 minuto e mezzo, mentre 40 secondi dopo è la volta di Paolo Ceci su Yamaha, secondo e terzo nelle 2 prove speciali. Sì, no, ce l'ho fatta anche perché avevo un bel margine sulla prima speciale che Botturi si era sbagliato, quindi avevo 2 minuti e mezzo da Botturi. L'ho visto quasi alla fine speciale, era sui 200 metri dietro a me sulla velocità controllata e poi lì ho detto vabbè, l'importante è che non mi supera, che non mi dà, non si avvantaggia tanto, perché tanto sapevo che avevo 2 minuti e mezzo di vantaggio, quindi se rimane dietro o mi supera gli rimango dietro attaccato, quindi ho pensato ce la posso fare, è inutile stare a rischiare più di tanto. Poi dopo invece fine speciale mi ha detto che con la polvere non riusciva a avvicinarsi, quindi è andata benissimo. Sì, ho fatto un errore nella prima prova di navigazione, ho pagato tanti minuti, ero 16esimo, poi ho recuperato nell'ultima prova che sono riuscito a fare ancora secondo assoluto e secondo di classe. Sono contento perché alla fine Mancini qua andava veramente forte e speriamo nelle prossime gare di farli sempre più sudare. Non sarà facile batterlo, ma il mio obiettivo è migliorarmi, soprattutto in vista del rally di Sardegna, dove è la tappa del mondiale in Italia e ci terrei a fare qualcosa di importante. La gara sono molto soddisfatto, anche perché l'anno scorso non ho corso nel motorally e quindi ho ricominciato quest'anno, però vedo che, diciamo, che non ho perso l'abitudine. La gara è andata molto bene, era un percorso molto enduristico e alla fine mi è piaciuto. Non c'era tantissima navigazione, che è il mio forte, però sono molto soddisfatto del risultato, anche perché davanti ho 2 grandi campioni come Andrea e Alessandro e quindi è un terzo posto sudato, ma sono soddisfatto.